e siamo arrivati ai calci di rigore. Adesso contano solo cuore, nervi e testa. Sistema la palla con cura sul dischetto. Neymar è il primo della lista. 1-0. Freddissimo alle spalle del portiere. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Ci vuole un grande giocatore. 1-1. Freddissimo qui. Hanno pareggiato. Ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Di Maria sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Colpisce il palo, clamoroso! Un'esecuzione quasi impeccabile. Qui è stato davvero sfortunato. E adesso è il turno del secondo rigorista. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. Palla da una parte, portiere dall'altra. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Ottima realizzazione, centrale ma efficace. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Sané sarà il quarto rigorista della sua squadra. Stupenda parata del portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Non va, manca l'appuntamento con la vittoria. È crollato sotto il peso della pressione. L'emozione gioca a brutti scherzi. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Draxler tirerà il settimo rigore. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Kimpembe è addirittura il nono giocatore a calciare. Si infila nell'angolo sinistro della porta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora.
L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Marco Verratti sarà il decimo tiratore della sua squadra in questi calci di rigore che non vogliono saperne di finire. Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Donnarumma è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Palo! Il portiere può festeggiare. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere deve avergli letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. Di Maria si fa avanti per battere il rigore. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Mbappé calcerà dagli 11 metri. E sbaglia, tirato malissimo. Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Florenzi è concentratissimo. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Bernat sarà il prossimo a tirare. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La parata che decide il match. E si aggiudicano questa gara ai calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio e questo.